presenti e ringrazio pure l'amministrazione comunale per senso del Torriccio per averci rivolto questo invito, ma soprattutto per aver promosso questo dibattito, che sicuramente vuole essere non solo un momento di confronto, ma anche, sicuramente come diceva prima Don Donato, superamento di diffidenze e situazioni di rifiuto, che purtroppo si sono venute a creare intanto perché viviamo una situazione contingente di grave crisi economica che attraversa tutto il nostro paese, che per tutti gli echi negativi che causati da atti di terrorismo cui ogni giorno veniamo a conoscenza. E questa sera, come la nostra presenza come Chiesa Evangelica della Riconciliazione, perché il Sindaco mi ha chiesto di fare una testimonianza, scaturisce dalla realizzazione di un progetto relativo all'istituzione del servizio mensa, che è stato, l'abbiamo intitolato, Date voi da mangiare, che è un passo dell'Evangelo, il quale si esplica grazie anche al contributo di alcune associazioni. Vedo qua i nostri compagni di viaggio, mi piace chiamarli i miei compagni di viaggio, Pino Fuga, Antonella. La Lados non c'è, sì, vabbè, la Lados, vabbè, non c'è Santo, però sono gli altri. E poi alla grande generosità di tanti commercianti del luogo. E tale progetto l'abbiamo avviato 15 mesi fa, è nato dal nostro modesto desiderio di voler esprimere l'amore di Dio attraverso un pasto caldo. Purtroppo lo offriamo solo ancora di una sola volta alla settimana, questo pasto dato ai poveri, siano essi stranieri che cittadini del nostro comprensorio. Come ben sapete, la nostra spiritualità è caratterizzata dai valori che noi troviamo e trovano ispirazione nella parola di Dio, che è la Bibbia. E ho preso qualche passaggio del libro dell'Esodo, secondo libro della Bibbia, dove si legge: non maltratterai lo straniero, non l'opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Quindi Dio si rivolge dopo 400 anni di schiavitù. E nel libro del Levitico successivo dice, troviamo scritto: tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Sicché viene bandita qualsiasi forma di discriminazione razziale, se applichiamo questo principio che ci viene dato dal Signore, di amarle, che quando qualcuno disse a Gesù qual era il grande comandamento, Gesù disse: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo essere, con tutte le tue forze, e l'altro ama il prossimo come te stesso.